alla fine dei giorni. Il primo segno comparirà nei cieli. La giustizia calerà sul mondo degli uomini. Le armate della luce e dell'ombra si scontreranno sui campi dell'eternità. Non era nulla, zio. Solo un brutto sogno. Dovremmo riportarti a casa. Ma c'è ancora del lavoro da fare. Se queste traduzioni sono corrette, i poteri dell'inferno potrebbero già essersi mobilitati. Bisogna avvertire il mondo della tenebra imminente. Credi alle mie parole, vero Lea? Ecco l'inizio. Lascia stare, zio, non c'è tempo. Salve a tutti ragazzi, eccoci su Diablo Eternal Collection, l'ultima edizione di Diablo 3 che è stata rilasciata su PlayStation 4 e mi sembra anche su Xbox 360 e ovviamente anche per PC. Dunque, qui abbiamo tutti gli add-on in questa nostra, come si chiama, partita, quindi... Allora, io ho già creato due personaggi, come vedete, che uno l'ho giocato con Christian, però ora faremo cambi eroe e faremo un crea nuovo eroe, perché con voi voglio provare il necromante. Come vedete, questi sono i vari personaggi che abbiamo a disposizione, voi li conoscete bene, però io volevo provare appunto il necromante. Faremo un eroe normale, non stagionale come ci ha consigliato Gatsu, appunto, e vediamo di partire. Allora, metteremo il nome al nostro eroe. Ecco, abbiamo finito. Perfetto, siamo pronti per cominciare. Giocheremo in difficile per vedere un attimo come va, ma si può sempre abbassare la difficoltà, ma voglio un po' più di ore di esperienza, almeno all'inizio. Tutto quello che vive deve avvizzire e morire. Ciò che muore e marcisce alimenterà nuova vita. Questo è il ciclo dell'esistenza. E noi, sacerdoti di Ratma, dobbiamo usare le arti oscure per proteggerlo. In pochi ci comprendono, ma noi ci rechiamo comunque dove è necessario. Il mio maestro ha saputo di una stella caduta a ovest che ha riportato in vita i morti. Mi ha ordinato di raggiungere Tristram per ridare loro la pace. Se il ciclo dovesse interrompersi,
sarebbe la fine di ogni cosa. Ok ragazzi, siamo in gioco. È vicina, e anche i morti che ha risvegliato. Quindi dobbiamo recarci a Nuova Tristra. Allora abbiamo questo attacco con gli Akuri del necromante, l'unico attacco che al momento è disponibile per noi. Perfetto. Allora, sembra un personaggio molto tarato sulla distanza. Ed eccoci arrivati. Parliamo col capitano Ranford. Vengo per portare aiuto a queste terre. Dov'è precipitata la stella? È caduta sulla vecchia cattedrale. C'è stato un solo sopravvissuto, Lea. Dovresti parlare con lei. Capitano Ranford, altri morti in arrivo. Non possiamo aprire le porte finché non li respingiamo. Ok, cerchiamo di abbattere i morti. Continuano ad arrivare. Ok, abbiamo raggiunto il livello 2. Abbiamo un nuovo attacco che è arancia d'ossa. Ecco questo qua. Con R2. Non ho mai visto nessuno combattere. Guardie, aprite le porte! Troverai Lea alla locanda del vitello macellato. Brucia quei corpi prima che si risveglino. Perfetto, dobbiamo andare alla locanda del vitello macellato. Innanzitutto andiamo nel forziere. Qua potremo trovare un anello epico, come vedete, che ci verrà molto utile, almeno a inizio gioco. Il sigillo della tormenta, bene, ecco qua. Perfetto, entriamo qua dentro. Incominciamo a prendere i primi libri. Per molti anni gli abitanti erano troppo spaventati persino per trasferirsi vicino alle rovine della città maledetta, Tristram. Ma con l'andare del tempo giunsero degli avventurieri a saccheggiare la vecchia cattedrale ed ebbero tanta fortuna che Nuova Tristram aprì i battenti per accoglierli. Adesso ci sono meno visitatori e la città è popolata per lo più da artigiani e contadini. Perfetto. Parliamo con Lea. Sei tu, Lea? Sei sopravvissuta alla stella caduta? È così. Ma ha scaraventato mio zio, Deckard Kane, nelle profondità della vecchia cattedrale. Ho cercato di raggiungerlo, ma i morti si stavano già risvegliando. Sono tornata qui a radunare la milizia, ma... Attenzione! I feriti stanno mutando! Ehi, questo sta affossando i miei affari! I morti ci travolgeranno tutti se non facciamo qualcosa. Sì, sono qui per questo. Ti ringrazio. Dovresti parlare con il capitano Ranford alla porta cittadina. Ti dirà cosa fare. Ok, allora, intanto entriamo nella stanza di là, perché qui c'è un altro tomo da trovare. Sono da 6 giorni ormai. Zio Deckard è ancora disperso. Il capitano Ranford e gli altri stanno perdendo la speranza. Ho detto loro di non perdere la fede, ma se non riceviamo un aiuto al più presto... E l'aiuto è arrivato, mia cara Lea. Quindi... Eccoci qua. Dobbiamo recarci dal capitano Ranford. In questa abitazione entreremo più avanti quando ci sarà anche Lea con noi. Proseguiamo. Ridarò la pace ai morti risorti. Ammiro il tuo coraggio, ma il capitano Dalti nella milizia sono stati massacrati da quelle cose. Sono sopravvissuto solo io. Ho una certa esperienza in materia. Beh, ti ho visto combattere. Attacca le madri abbiette e la loro regina. Sono loro che vomitano questi orrori. Attaccano le barricate! Ok. Ecco, quella è una delle madri abbiette. Ce ne sono altre nelle rovine lungo la strada. Ok, equipaggiamoci la daga semplice, ragazzi, ce l'ho appena data. Quindi dobbiamo andare nelle lande a cercare le madri abbiette. Questo è ciò che dobbiamo. Okay.
andata. Man mano che troviamo pezzi di equipaggiamento, automaticamente ce li equipaggiamo, come vedete. Cerchiamo più che altro di capire le strade da prendere. Andiamo in una caverna nella speranza di trovarvi qualche tesoro nascosto. Mi sono imbattuto in una visione agghiacciante. Un ammasso di cadaveri. Incredibilmente, mentre li stavo frugando per trovare qualcosa di valore, hanno iniziato a muoversi. Devo riferirlo a Nova Tristram prima che sia troppo tardi. Allora, abbiamo ottenuto un nuovo potere, che è questo, la tetrafalce. A me già piace come potere. È un colpo immisso. Allora, qui potete fare anche degli ingressi addizionali in altri luoghi, tipo cantina umida. Non è il mio interesse andarci, poiché voglio raggiungere gli obiettivi di missione, quindi diciamo una quest principale, per quanto la possiamo chiamare quest principale in Diablo. Ogni volta le mappe si autorigenerano in Diablo, quindi ecco la madre abietta, quindi siamo giusti. Qui abbiamo un altro ingresso. Siamo a livello 3, ottimo. E abbiamo l'esplosione dei cadaveri, vedete qua. Perfetto. Per quello dovevamo vedevamo i cadaveri a terra. L'esplosione cadaverica. Ok, un po' conosco Necromanti primi livelli perché l'ho giocato, cioè l'ha giocato Cristian mentre lo giocavo la monaca sul secondo canale. Vi lascio sempre in descrizione i vari link per andare a vedere. Ok, vecchie rovine. Siamo arrivati al punto di controllo. Diablo stesso è stato qui. Ok. Abbiamo trovato una spada. E dobbiamo attivare il nostro crocevia delle rovine. Perfetto. E tornare dal capitano Ranford. Allora, abbiamo anche un dialogo opzionale. Grazie con Lea. Ma potresti provare a far ragionare Lea? Non desiste dall'idea di voler salvare suo zio. Interessante. Se fosse vivo, le sue conoscenze potrebbero rivelarsi utili. Ok, missione compiuta. Ti aiuterò a trovare tuo zio, Lea. Prima dovremo aprire la cattedrale. Le guardie l'hanno chiusa a chiave prima di cadere nell'imboscata. Ranford mi ha detto che si sono ritirate verso il capanno di Adria. La chiave deve essere ancora lì. Molto bene, ora entreremo nella casa di Deckard Cain. È giusto entrare nella stanza di zio Deckard in sua assenza. Così sentiamo anche questo dialogo di Lea. Siamo finalmente giunti alla vecchia cattedrale di Tristram. Questo è il luogo dove Diablo, il signore del terrore, ha corrotto l'umanità la prima volta. Qui troverò finalmente le risposte che cerco. Lea è preoccupata per la mia sicurezza. Ma qui credo di poter trovare informazioni vitali per sconfiggere l'ultimo signore degli inferi fiammeggianti. Ok ragazzi, nuova Tristram. Usciamo, riprendiamo il nostro teletrasporto e torniamo alle vecchie rovine. Ecco, fammi aprire il cancello. Adria era mia madre, ma non so molto su di lei. È morta quando ero molto piccola. Sono stata cresciuta da zio Deckard. E che cosa sai? So che era un grande guerriero, caduto durante l'invasione di Tristram da parte dei denti. Ratma mi benedice. Allora, nuova abilità, mago scheletrico. Andiamo a vederla insieme. Al posto della lancia abbiamo il mago scheletrico, ragazzi. Quindi R2. Ecco qua, il mago scheletrico ora ci seguirà in battaglia. Però sembra che si disevochi praticamente subito, quindi cercheremo di usarlo in battaglia al meglio delle nostre capacità, se no torneremo sulla lancia d'osso. Una cantina nascosta. Seguimi. Io preferisco avere delle vocazioni che combattono con me, sono sincero. La gente diceva che ero una strega, ma non ci ho mai creduto.
via dalle schede. Mago è forte, ragazzi. Niente da dire. Dura poco, probabilmente. Ecco la chiave. È il diario di mia madre. Ciò che ho veduto in queste pagine è inquietante. Voglio sapere di più su di lei, ma non c'è fretta. Prima dobbiamo salvare zio Deckard. Lascia che me ne occupi io. Tu resta qui e scopri ciò che puoi. Grazie. Aldan è venuto da me la scorsa notte. Intuivo ciò che tormentava il suo povero cuore e l'ho consolato come meglio potevo. Ciò nonostante, ovunque sia diretto, l'inferno lo seguirà. Le ombre minacciano Tristram ancora una volta. Come Aidan, me ne andrò prima che arrivino. Quindi Adria, teoricamente, io ho un'idea, poi ne parliamo dopo. Per lungo tempo zio Deckard ha evitato di tornare in questo luogo. Qui c'erano molti fantasmi per lui. È qui che diavolo ha fatto impazzire Re Leoric e ha terrorizzato la gente. Non so che cosa sia davvero accaduto, ma qualunque cosa fosse deve essere stata orribile. Quasi tutti i sopravvissuti hanno perso il senno. Com'è morta tua madre? Beh, i dettagli sono confusi. Ma ciò che so è che Adria era ossessionata dalla sua ricerca dell'arcano. Sapeva che non avrebbe mai potuto crescere un figlio. Zio Deckard è convinto che la follia e l'orrore della sua vita abbiano infine richiesto il loro tributo. Allora, quindi Adria probabilmente aveva avuto Lea con l'eroe del primo diavolo, il vecchissimo primo diavolo della Tetuana, se lo ricorda. Quindi l'inferno seguirà ovunque perché lui era diventato il nuovo diavolo poi. E ciò ci fa pensare che a livello di lore la nostra Lea sia figlia di Diablo e di Adria. Ecco, qui abbiamo un'altra fossa comune. Eviteremo di entrarci, ragazzi, perché voglio andare solamente dritto per la tra virgolette trama principale. Cattedrale di Tristram. Eccoci arrivati. Mago scheletro, come piace veramente tantissimo, ammetto, come abilità, però dura troppo poco. Quindi. Ed ecco il cattedrale livello 1. Quindi vedremo di chiamarlo in battaglia ogni volta. Teniamo il dito pronto per convocarlo. La stella è caduta di sotto. Quindi ora, ragazzi, in questo pezzo di gioco noi dobbiamo trovare la stella. La comprensione aumenta. Livello 6. Runa di spuntoni d'ossa, quindi vedete? Adesso abbiamo gli spuntoni d'osso e possiamo mettere la runa. Gli spuntoni d'osso sono l'incus con i nemici. Proviamo con la runa com'è. Vediamo andando di qua. Praticamente ci ritengono stunnati, buonissimo. Aiuto! È dentro di me! Dentro! No! Praticamente si trasformano i soldati, come vedete. Grossi esplodono a un certo punto. Ok, ragazzi. Abbiamo trovato una scure più forte e abbiamo trovato anche un diario. E sono maledetto.
tempo ero il capitano dell'armata di Re Leoric. E vivevo solo per onorare la mia terra e il mio sovrano. Nessuno ha mai amato il proprio re quanto io ho amato il mio. Persino mentre affondavo la mia lama nel suo cuore, oscuro e corrotto. Ecco qua, ragazzi, siamo arrivati al punto di controllo. Non ci resta che scendere e vedere a cazzin che ci propineranno davanti. Indietro! State indietro! Spero che questo cornicione regga. Il re scheletro! Il potere della stella caduta mi ha destato. E presto tutti soffriranno quanto ho sofferto io. Guardie, portatemi le sue ossa. Ok. Siamo arrivati da Deckard Cain. Grazie, ma perché hai rischiato la vita per me? Credo che possiamo aiutarci a vicenda. Tua nipote mi ha detto che ti avrei trovato qui. Oh, è meraviglioso sapere che Lea sta bene. Ho temuto il peggio. Ho saputo di questo passaggio segreto grazie alle antiche mappe che ho rinvenuto. Ok, giardino della cattedrale, ragazzi. Dobbiamo parlare della stella caduta. Seguimi. Torniamo a Tristram. In teoria, adesso vedete che qua è rotto. Si può entrare senza problemi a questo teletrasporto. E torniamo a Tristram. Nuova Tristram, pardon. Ho trovato lo zio di Lea, Deckard Cain. Era inseguito da una creatura chiamata Re Scheletro, che ora blocca la strada verso la stella caduta. Eccoci qua. Zio, sei vivo! Grazie a te e al tuo amico. Amico? È raro che qualcuno mi chiami così. Che cosa sai dirmi della stella caduta? La profezia dell'ultimo giorno ne parla come di un segno certo che la fine è iniziata. Ti prego, zio, basta con le tue storie. Ciò che conta adesso è che tu sia tornato. Ok, ragazzi, missione completata. Otteniamo il farsetto di cuoio, quindi incominciamo a vestircelo a dovere, il nostro necromante. Abbiamo qualche dialogo con Lea. La vita con Kane. Ho trascorso gran parte della vita a viaggiare da un posto all'altro con mio zio Deckard, mentre conduceva la sua folle ricerca. Mi sembra una scelta sensata. È convinto che le forze dell'inferno invaderanno il nostro mondo e porteranno la fine dei tempi. Per tutti questi anni ha cercato un modo di fermare questa apocalisse. Che cosa hai scoperto su Adria? Non era originaria di Tristram. Giunse qui durante i disordini. Cercava qualcosa, ma non saprei cosa. Mi ricorda zio Deckard, ossessionato dalla guerra tra angeli e demoni. Ok, ragazzi, parliamo con Deckard. Il re scheletro, un tempo, era il nostro amato signore, Leoric. Fu reso folle dalla malvagità di Diablo. Perse entrambi i figli e la sua stessa anima, prima di essere sconfitto. Ora sembra che sia tornato a infestare ancora una volta questa terra. Troverò un modo per dargli la pace. Il segreto per sconfiggerlo sta nella sua corona. Cerca il nostro fabbro, Edric. Lui sa che fine ha fatto. Allora, abbiamo altri dialoghi con Deckard. I segni con tanta e dobbiamo trovare il fabbro. Attenzione, Edric Aemon. Tristram ha già visto molti orrori nel passato ed è sopravvissuto.
Allora, qui abbiamo un dialogo per andare nella zona di addestramento, mentre abbiamo altri dialoghi con Deckard. Sono l'ultimo degli Oradrim. Non sempre ho potuto dichiararlo. Di fatto, se mi fossi dedicato prima agli insegnamenti oradrici, Diablo avrebbe potuto essere fermato prima che iniziasse il suo regno di terrore. Sembra improbabile. Quando apparvero i primi segni non feci nulla. Avevo il riso alle vecchie leggende come se fossero solo fantasie. E Tristram, anzi il mondo, ha pagato cara la mia arroganza. Ho tentato di rimediare al mio fallimento. Lea ha trascorso la sua vita girovagando con me per il mondo a raccogliere pezzi della profezia dell'ultimo giorno. Se riuscirò a decifrarla, avremo la chiave per sconfiggere i signori dell'inferno. Tu e Lea siete molto legati. Non so che cosa sarebbe stato della mia vita se non l'avessi cresciuta. Deve essere stata dura per Lea seguire un vecchio alla folle ricerca dei segreti per sconfiggere i signori degli inferi fiammeggianti. Ma nonostante ella abbia visto un gran numero di cose misteriose, rimane scettica sulla mia missione. Posso capire, non ha mai veduto nulla di simile a Diablo e ai suoi fratelli. La profezia dell'ultimo giorno è contenuta nei tomi oradrici che ho ereditato dal mio antenato, Jared Kane. È un monito per coloro che potrebbero interpretarla in merito all'invasione finale del nostro mondo da parte dell'inferno, scritta nel corso della storia da molte persone diverse in molte terre diverse. Tutte le versioni conosciute della profezia sono incomplete. Ho passato gran parte degli ultimi 20 anni a tentare di completarla. Sono convinto che contenga le risposte per sconfiggere i signori dell'inferno. Che cosa accadde al re di Tristram? Leoric resistette ai tentativi di possessione di Diablo, ma lo sforzo lo rese debole e confuso. Quando suo figlio Albrecht venne rapito per diventare un ricettacolo di Diablo, la poca sanità mentale rimastagli fu distrutta. E così divenne il re scheletro. Assunse il comando di un'armata di morti nelle profondità della cattedrale, al servizio del signore del terrore a cui aveva resistito in vita. Molti avventurieri tentarono di uccidere il re scheletro, ma fallirono. Fu il suo figlio maggiore, Aidan, a uccidere il mostro che un tempo era suo padre. Ok ragazzi, ora abbiamo scoperto molta lore di Tristram e di quant'altro sul re scheletro, su come Diablo cercò di possederlo e quant'altro. Prossimo episodio andremo assolutamente a prendere il, come possiamo chiamarlo, amici cari, il fabbro, e cercheremo di ottenere la corona del re scheletro. Quindi per questo primo episodio, ragazzi, di Diablo 3 Eternal è tutto. Abbiamo cominciato con Matthias, il nostro necromante, questa avventura, e noi ci vediamo alla prossima. Grazie di essere stati con me e ciao ciao a tutti.